Il 2010 rappresenta un anno di svolta per il sistema televisivo italiano. La tecnologia analogica che ha accompagnato gli italiani negli ultimi 50 anni è ormai in via di avanzata sostituzione da parte del sistema digitale. Sono già all digital 6 regioni d'Italia. Nel corso di quest'anno è prevista la completa digitalizzazione del nord Italia. Nel 2011 verranno gli switch off nelle regioni del versante adriatico e infine nel 2012 passeranno al digitale la Toscana, l'Umbria, la Sicilia e la Calabria, sempre ultime. Con uno sforzo la digitalizzazione potrebbe essere completata entro il 2011, come indica una recente raccomandazione europea e come giustamente auspica il viceministro Romani. Alla fine del 2010 il 70% delle famiglie italiane sarà digitalizzato. Già oggi lo ascolto della TV digitale sull'insieme delle piattaforme terrestre, satellite e IPTV ha superato con il 51% l'ascolto della TV analogica. Il numero delle famiglie dotate di almeno un ricevitore digitale terrestre è salito a gennaio di quest'anno a oltre 15 milioni, mentre una quota consistente di nuovi decoder viene acquistata per adeguare al digitale anche i secondi e terzi televisori di casa. I ricavi del comparto televisivo si mantengono consistenti. Non c'è stata flessione, segnando anzi un incremento dell'1,7% rispetto al 2008. I ricavi complessivi da pay TV in crescita e da pubblicità in discesa si sono ulteriormente avvicinati. La modifica delle regole sulla pubblicità ha indotto la Commissione europea a chiudere la procedura di infrazione pendente nei confronti dell'Italia. Continuiamo a vigilare monitorando le trasmissioni. Lo spostamento delle risorse pubblicitarie dalla TV tradizionale a Internet non è stato della stessa portata di altri paesi. Il settore televisivo italiano è essenzialmente tripartito. Rai, Mediaset, Sky, con gli altri operatori minori e le TV locali che faticano a trovare spazi concorrenziali. Si conferma che la TV digitale multicanale frammenta l'audience anche dei canali generalisti tradizionali. Non di meno Rai e Mediaset conservano quote di ascolti ancora assai rilevanti sulle quali l'avvento della pay TV sta incidendo lentamente. Ci siamo battuti affinché la produzione indipendente di contenuti audiovisivi venga tutelata. In questo quadro la TV locale, che gioca un ruolo importante ai fini del pluralismo dell'informazione, con il digitale può concentrarsi sulla qualità e sull'informazione locale. Riempire l'etere di monoscopi o programmi ripetuti è un'occupazione dello spettro che non serve a nessuno e danneggia l'insieme. L'uso efficiente di un bene prezioso come lo spettro radio è un obbligo comunitario e un dovere verso la collettività. Il mese scorso abbiamo approvato il piano delle frequenze. Non ci credeva nessuno. È la prima volta che un piano delle frequenze che abbia un'effettiva probabilità di attuazione viene adottato in Italia. Permette risorse per le TV nazionali con 5 nuove multiplex a gara, per l'alta definizione, per la salvaguardia delle TV locali con almeno 13 multiplex che corrispondono a oltre 65 programmi locali per ciascuna regione. Per la radio e consente di liberare 9 canali TV da destinare alla larga banda wireless, come chiede la Commissione europea.